Ciao a tutti! Se anche voi utilizzate un biotrituratore a coltelli simile a questo che ho dietro di me, ad un certo punto, dopo vari usi, avrete notato che i rami che introduciamo nel trituratore, a causa della normale usura delle lame, fanno fatica ad essere tirati dentro la macchina e dobbiamo spingerli con forza dentro la bocca del biotrituratore. Dunque, questo può essere dovuto al fatto che i rami che introduciamo hanno troppe foglie fresche. Però se invece questo accade con rami freschi, dritti e privi di foglie, è un segnale che le lame hanno bisogno di essere affilate. In questo breve video vi farò vedere il metodo che uso io per affilare le due doppie lame di questo biotrituratore. E questo metodo credo che si possa applicare a molte altre marche di biotrituratori in vendita sul mercato. Iniziamo allora a rimuovere le 8 viti, 4 per parte, che tengono una mascherina di metallo sopra il disco. Questo, come vedete, è la mascherina che serve da invito ai rami che entrano sulle lame. Facilissimo da rimuovere. Ora, per facilitarci la vita, rimuoviamo pure il tappo o il coperchio basculante. Ci sono due viti, una a destra e una a sinistra. Le svitiamo e poi facilmente riusciamo a togliere il tappo dalla sua sede in questo modo. Una volta rimosso il tappo basculante, possiamo iniziare a pulire, e questo è un passo molto importante, pulire bene la testa delle viti a brugola, perché dovete riuscire ad entrare bene con la chiave per poi non spannare le viti, come ho già fatto io, purtroppo. Mettiamo quindi un perno, un cacciavite, a bloccare la rotazione del disco e svitiamo le viti. Rimuoviamo le lame e ci mettiamo ad affilarle su una pietra come questa, una pietra per affilare. Io di solito faccio la parte piana, la tiro proprio a filo, faccio un po' di passate e poi inizio a lavorare la parte inclinata. È meglio usare per esempio i pollici in questo caso, farli toccare un po' con la pietra, perché si sente bene dov'è esattamente l'inclinazione da utilizzare per affilare bene la lama. Poi, una volta affilata, proviamo, testiamo se taglia con una corda, con un filo, con qualcosa. Come vediamo qua, tagliano molto bene, quindi le rimontiamo. Rimettiamo il cacciavite o un perno per bloccare il disco e stringiamo di nuovo le viti. Gli diamo una bella stretta, ci assicuriamo che siano ben fissate. E adesso siamo pronti per iniziare a lavorare. Rimontiamo il coperchio basculante, mettiamo le viti con il tappo e qui, come vediamo, sto cercando di testare se tagliano bene. Come vedete, il ramo entra molto molto bene, viene tirato giù, quindi questo è un segno che le lame sono state affilate bene, perché tirano dentro il materiale che ci mettiamo. Più foglie avremo sui nostri rami e più chiaramente sarà difficile per questo tipo di biotrituratore triturare i rami. Però io, diciamo, uso rami piuttosto freschi con parecchie foglie, perché poi mi piace compostare il risultato della triturazione, insomma, perché
rami e foglie costituiscono proprio la ricetta perfetta per fare un buon compost. E questo è il risultato della cippatura. Vediamo un buon mix di carbonio e di azoto. Il carbonio sarebbe la parte più legnosa e l'azoto invece la parte delle foglie, quella più verde. E questo è un mix perfetto per fare poi un buon compost che ci servirà nei nostri giardini, nei nostri prati e nei nostri orti. Come avete visto, è un'operazione un po' laboriosa, ma non difficile, ed è alla portata di quasi tutti. Il consiglio che mi preme ripetere è quello di pulire molto bene la testa delle viti a brugola prima di cercare di svitarle con la relativa chiave. Spero che il video vi sia stato utile. Vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo.